And you know everybody's talking about the good old days. Ben ritrovati tifosi nerazzurri con una nuova puntata dell'approfondimento che questa sera è dedicato al workshop 2012 e c'è il tradizionale appuntamento che vede protagonisti da una parte FC Internazionale e dall'altra i suoi sponsor, incontro che avviene annualmente al quale hanno partecipato anche il dottor Massimo Moratti, la signora Milly Moratti, il direttore generale Marco Fassone e mister Andrea Stramaccioni. C'era per noi Letizia Gallucci e allora vediamo l'approfondimento. That I don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? Giovedì 6 settembre il Centro Sportivo Angelo Moratti ha aperto le porte ai suoi partner commerciali. L'occasione è stata il Workshop 2012, l'incontro annuale fra FC Internazionale e le aziende legate alla società nerazzurra. In casa Inter si respira un clima familiare, tipico di un incontro tra soggetti che si sono a lungo studiati e poi scelti, grazie a una condivisione di valori come la passione, la trasparenza e la fiducia. Un concetto questo ribadito anche dal direttore strategico Milly Moratti, che ha accolto gli ospiti in sala stampa. Adesso sembra sempre più opportuno il fatto di avere questa fiducia che viene chiaramente dalla passione, qualunque cosa succeda sul campo, perché questo è stato bellissimo in questi anni, sia nei momenti meravigliosi che in quelli filo più difficili, è stato sempre bellissimo. E poi anche nella possibilità di avere un filo diretto, quindi di ascoltare proprio i nostri tifosi e di poter scegliere anche con tutti voi amici che ci state accompagnando i, diciamo, prodotti, mi sembra una parola perfino brutta, non lo so, le cose della vita che loro vogliono, la loro squadra gli possa offrire. Ecco, questa è una cosa bella. Dopo il primo intervento è il direttore commerciale Mario De Vivo a illustrare le possibilità e i progetti dedicati ai partner dell'Inter. Una delle idee è quella di aprire all'interno dello stadio, nel momento della partita, aprire delle nuove aree, chiamiamole un brutto termine, però in un altro, di socializzazione. L'Internazionale è nel nostro nome, nel nostro passato e sarà nel nostro futuro. Anche l'Academy, il progetto Academy, l'abbiamo visto prima, le nostre giovanili hanno vinto tutto quello che era possibile vincere. Da lì parte un progetto che oggi c'è molto richiesto. Noi siamo l'unica società al mondo a controllare direttamente, questo per volontà del Presidente, prima di tutto, di controllare direttamente tutte le fasi del processo, cioè noi abbiamo i nostri uomini, il nostro settore tecnico che va in loco e segue direttamente, noi non cediamo il brand in franchising a dei partner che poi lavorano e lavorano magari con delle guideline che gli vengono date dalla società, ma poi in modo autonomo. Noi controlliamo tutte le fasi del processo. Abbiamo quindi un prodotto molto ricco, molto importante, che ci viene molto richiesto. Abbiamo un'Academy aperta a Abu Dhabi, dove lavoriamo direttamente con il governo. Ne abbiamo aperta una a Tokyo, con un'università privata molto prestigiosa. Siamo in Kurdistan a Erbil, e qui ci sono un paio di rappresentanti che hanno lavorato sul progetto e sono in sala. Lavoriamo da molto tempo a Seattle e ne abbiamo aperta una anche a New York. Abbiamo in via di definizione dell'Academy, significa in fase molto avanzata, quasi in firma, in Kuwait, India, Indonesia e Polonia. Noi siamo orgogliosi di essere scelti da voi, ma anche di scegliere i partner che con noi condividono alcuni valori fondamentali. Con grande sorpresa di tutti, in sala stampa è intervenuto anche il presidente Massimo Moratti, accolto dall'applauso e dall'affetto dei presenti, che per qualche minuto hanno abbandonato le statistiche e i bilanci per dare spazio a un discorso sincero e appassionato. Io ci credo, cioè lo stesso investimento che voi fate con le vostre società, scegliendo l'Inter attraverso tante alternative che potete avere, io invece ho un investimento che continuo a fare da anni e uno potrebbe dire, ma insomma non ti stufi. Ma perché ci credo? Perché ci credo? Perché ci credo non soltanto da un punto di vista economico,
perché prima o poi questa cosa funzionerà e funzionerà bene, e comunque sarà una società modello, ma ci credo da un punto di vista poi perché mi piace l'oggetto in cui io faccio l'investimento. Questo bene mi piace, cioè mi piace con me, c'è la passione di tutti voi o per chi è interista di voi, e che è già una cosa meravigliosa, ma è una passione diretta a qualche cosa che io considero differente da tutto il resto, che abbiamo cercato anche di rendere ancora più differente, e la grande soddisfazione, la grande bellezza di tutto questo è che la gente, i tifosi, il pubblico l'hanno sentito, seguito e amato per questa differenza, questo bene. E quindi questo è stato il successo attraverso cui, che poi è un successo, in questo caso non è sportivo, in questo caso è un successo di carattere sentimentale, aiutato certamente dai successi sportivi, aiutato tantissimo dai successi sportivi, che ha dato soddisfazione a tutti, anche a me, oltre che a tutti voi, e successi sportivi che sono la vera produzione di questa società, cioè la produzione di questa società è far bene il calcio, giocare bene a calcio e vincere. Quindi questo rimane esattamente sempre lo stesso, ma però è un veicolo attraverso cui bisogna lo stesso, si può lo stesso, continuamente credere e voler tenere davanti a noi dei valori interessanti, che non sono da santini, sono valori che sono quelli attraverso cui uno ha piacere di potersi avvicinare a una certa cosa. Dopo di lui è Mister Stramaccioni a presentare il progetto di FC Internazionale, una linea precisa, sostenuta e condivisa da ogni settore della grande famiglia Inter, a partire dalla squadra. Ci tenevo tantissimo a dare la testimonianza di quello che oggi è il lavoro della squadra, e quindi, come facciamo spesso in questo periodo, di metterci un po' la faccia di questo gruppo, di questa squadra che oggi è rappresentata comunque in primo luogo da me, cercando di ovviamente di ripagare quella che è questa grande fiducia che il presidente mi ha dato e ci ha dato in quello che secondo me è un anno per l'Inter importantissimo, perché è un anno, l'ho detto già tante volte, un anno in cui si sta ricostruendo qualcosa di, io sono convinto, di importantissimo, e si sta ricostruendo su quelle basi e su quei valori che il presidente enunciava poco fa, e che anche io, che sono probabilmente l'ultimo arrivato, sento veramente forti in questa società, in questa città. Spazio anche Intercampus, il progetto sociale di FC Internazionale, è arrivato al suo 15° anno di attività, da sempre a sostegno di migliaia di bambini in tutto il mondo. In chiusura l'intervento del direttore generale Marco Fassone, parte fondamentale del nuovo progetto della società. Mi piace soprattutto raccontarvi quello che ho vissuto in questi 3 mesi, al di là di quelle che possono essere progetti, promesse, speranze per quello che sarà il nostro futuro. E devo dirvi che ho trovato una società e un'avventura davvero entusiasmante, nuova. Quindi l'etica, la morale, la trasparenza vanno ben al di là di quelle che sono parole semplicemente dette per metterle su una slide, ma sono proprio quelle che fanno parte del DNA di questa società che io sto imparando a conoscere, no? Prima della cena conclusiva, ulteriore occasione di scambio e conoscenza, spazio ai protagonisti del workshop 2012, cominciando da Michele Crisci, presidente di Volvo Auto Italia dal 2007 al fianco dell'Inter. È una cosa, è una storia bellissima che è cominciata appunto nel 2007, e abbiamo avuto il grande onore di accompagnare l'Inter nei grandissimi successi di queste annate meravigliose, ma soprattutto abbiamo beneficiato onestamente di questa cooperazione, di questo co-marketing, co-branding con marchio FC Internazionale come insieme a Volvo, e devo dire che è un investimento fantastico che spero che continueremo a fare per lungo tempo. Volvo è per esempio molto pochi lo sanno, però Volvo è proprietà di un'azienda cinese, per esempio. E quindi il fatto di vedere che Internazionale è così famosa in Cina non può che farci piacere, così come Volvo è molto forte negli Stati Uniti, quindi tutti l'internazionalità di Volvo è storica, no? Insieme a quelle di FC Internazionale, quindi un connubio, ripeto, che ha un grandissimo risultato sul mercato italiano, ma che ci auguriamo e sappiamo funziona molto all'estero. Da una partnership storica, una novità in casa Inter, Acqualete, con il direttore marketing Gabriella Cuzzone.
Oggi mi hanno molto colpito le parole del Presidente, che ha particolarmente sottolineato il valore della diversità come elemento positivo che differenzia l'Inter da tutti gli altri club, e condivido pienamente. Ovviamente le nostre sono impressioni ancora giovani, non ancora suffragate da esperienze sul campo, che ci auguriamo di portare avanti con loro. Abbiamo tanto tempo per poter insieme costruire qualcosa di bello e di importante. Gli auspici ci sono tutti, quindi con grande entusiasmo ci apprestiamo a vivere un'avventura che speriamo sia di grande soddisfazione, di successo e di lungo termine soprattutto. Con Maurizio Rossini si torna indietro di qualche settimana tra le bellezze del Trentino, sede del ritiro 2012 dell'Inter. Siamo rimasti molto contenti, abbiamo visto migliaia e migliaia di tifosi che hanno così sono rimasti addirittura tutto il periodo del ritiro, quindi quasi 10 giorni a seguire la squadra, ma hanno davvero anche scoperto un po' questa Varrendena, questo Pinzolo, le nostre Dolomiti. Insomma, questo ci ha fatto davvero molto, molto piacere, e siamo molto contenti anche che questa partnership prosegua per i prossimi anni, e quindi aspettiamo tanti tifosi anche il prossimo estate. Ma la partnership del Trentino non è solo dal punto di vista turistico, quindi Pinzolo, la Varrendena, ma è anche un'occasione per far conoscere i nostri prodotti, e quindi i vini, gli spumanti di Cavit, le mele di Melinda, il Trentingrana, quindi queste grandi eccellenze enogastronomiche, e grazie a Inter appunto riusciamo anche a farle scoprire magari a nuovi consumatori. Essere un partner di FC Internazionale vuol dire anche lavorare in un panorama internazionale. La cosa interessante di un marchio come Inter è, come dici giustamente tu prima, è un marchio internazionale, ad ecco una multinazionale presente in oltre 60 paesi nel mondo, e quindi sicuramente il marchio è un marchio che poi gira anche a livello di altre countries sul territorio mondiale. In Italia è sicuramente Milano centrica per ciò che riguarda dove gioca San Siro, però poi è una squadra, noi abbiamo circa 400 filiali in Italia, è una squadra che poi per passione viene seguita tanto anche ovviamente fuori casa, quindi in trasferta anche su tutte le altre città italiane. Per noi è molto importante questa sponsorship, perché ci ha consentito di avere una presenza non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, in quanto Oknoplast è una società di serramenti in PVC che ha la sua sede in Polonia e presente in numerosi paesi europei, per cui questa sponsorship è stata per noi molto molto importante e ci ha dato la possibilità comunque di crescere in un momento come questo nel mercato italiano, dove sono presenti molte difficoltà, e comunque in un anno come questo siamo stati in grado comunque di continuare la nostra crescita, la nostra espansione in questo mercato. Ormai già 3 anni sono passati. Tre anni perché, e speriamo non si fermino assolutamente al terzo anno il nostro rapporto, ma al di là di tutto che si fa del business, ma si fa soprattutto con certe aziende, con quelle aziende che il Presidente oggi ha raccontato, dove c'è un contenuto etico, dove dai tifosi fino al magazziniere, come si usa dire in questi momenti, tutti sono coinvolti con un unico progetto, che non è soltanto un progetto materiale, non è soltanto un progetto di vittorie, di partite, di prodotto, ma è anche un progetto che fa parte di uno stile di vita. L'Inter la sta dicendo lunga in questo senso, noi di Interbrau ci riconosciamo al 100%. Difatti le parole del Presidente stasera, ho voluto andargli a stringere la mano e dirgli: guardi, ha detto le cose che si venivano dal suo cuore, che è anche il nostro cuore. Non per niente sono anch'io interista. Si chiude così una serata sicuramente importante, tra bilanci, progetti e nuove idee per il futuro. That's where...